siamo all'apertura della 21esima edizione del certamen Ovidianum Sulmonense, che dopo una pausa di 2 anni torna a essere protagonista della vita della città di Sulmona. Noi siamo molto orgogliosi e anche molto emozionati di essere riusciti in qualche modo a riannodare le fila della tradizione. Quest'anno la formula del certamen però è stata mista, perché non abbiamo potuto ospitare gli studenti dei licei italiani ed europei qui a Sulmona per ovvie ragioni legate ancora alla situazione pandemica. Però la prova è stata svolta online, c'è stata una partecipazione molto sentita. E qui a Sulmona svolgeremo le 3 giornate tradizionali e oggi la presentazione l'apertura dei lavori, domani il convegno e la presentazione degli atti del 20° certamen, e sabato avremo la premiazione degli studenti che hanno partecipato e hanno gareggiato al nostro 21° certamen. Questo per noi è un momento di ripartenza e ci auguriamo veramente di poter riprendere la tradizione del certamen nella sua interezza e nella sua completezza, perché l'ospitalità sulmona è veramente la caratteristica fondamentale e anche forse più apprezzata da tutti i partecipanti. Noi abbiamo istituito, prima dell'emergenza sanitaria, un premio, il premio Millennials, che dedichiamo ai nostri studenti eccellenti, giovanissimi studenti eccellenti che già lavorano e già si distinguono nel mondo del lavoro. E quest'anno il premio va a Chiara Tarquini. Ho già detto che Chiara... Molte parole in questo momento, è un premio che arriva in maniera inaspettata, ma graditissima. Ho già vinto altri riconoscimenti, quindi tantissimi. Sarei bugiarda se dicessi che è il primo, però questo premio mi dà effettivamente un'emozione particolare, perché se chiudo gli occhi è quasi un flashback che mi riporta indietro con la mente agli anni liceali splendidi, intensi, e vissuti dal profondo del cuore nel nome di Ovidio.